Buonasera da Gianmarco Ciari, amici della Serie I. Benvenuti allo Spezia Park per l'incontro di oggi tra Acomea e Groupon, squadre disposte al centro del campo. Acomea con la nuova divisa in Total White, che attaccherà verosimilmente da destra a sinistra dai vostri schermi. Dall'altra parte Groupon, esordiente di quest'anno, completa divisa gialla, calzettoni bianchi. Due capitani, Alsali e Mariani, sono al centro del campo con il direttore di gara, signor Martinez, per i consueti convenevoli. Palla o campo, tutto è pronto, mettetevi comodi, si comincia. Ancora per Atti che viene incontro. Atti si gira, no, appoggia ancora per Alsali che scodella, è un pallonetto e Caccia lo deve mettere in corner. Prima occasione per Groupon. Grasso, 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 grasso. Lo chiude benissimo, buffa, contropiede. Attenzione a Mariani che punta Alsali. Mariani, doppio passo, Mariani, Mariani! Il Cobra! Davanti alla telecamera, esulta in panchina. Ha come ha in vantaggio con il solito grandissimo gol di Simone Mariani, con la nuova fascia di capitano appena arrivata nel Borussia Mönchengladbach. Io incolo tutti i vostri compagni. Palla dentro Agostinelli, che occasione per andare sul 2-0. Come gioca oggi Acomea? Il colpo di tacco tentato da Matucci, Caccia la tiene, può far partire il contropiede di Acomea, ma la gioca malissimo qua Caccia. Cazzo tiene quando finisce il primo tempo, tiro fuori, guardi, dai. Attenzione, Manzione, controlla, poi prova a calciare, però non arriva ad Alsali, che mette dentro il gol dell'1-1, Alsali. Poi va a prendere il pallone e lo porta a centrocampo. Abbiamo messo in un palazzo. Arriva il duplice fischio di Martinez, che manda le due squadre a riposarsi per qualche minuto. Super spot. Mariani, Mariani dentro per Ruspi, è una grande occasione. Ruspi calcia, c'è il salvataggio decisivo di Fiumene. Niente, Ruspi, Ruspi perde un brutto pallone. Allora Alsali, una grande occasione, Alsali la mette fuori. La presa con la mano, calcio di rigore. È giallo, giallo, cartellino giallo, l'ha presa, non ho capito cosa è successo perché il fallo di mano, se c'era, era più avanti. Il portiere fuori dall'area. Ah no, con la mano Caccia fuori dall'area. Attenzione al calcio di punizione per Groupon, è pronto a partire Alsali. Calcia Alsali, Caccia respinge. No. Palla dentro per Grasso, grande occasione, chiuso. Poi Mariani, il Cobra, mette giù, spalla alla porta. Prova a partire, Mariani, Mariani, si libera, Mariani in diagonale. Che giocata di Mariani, palla fuori di un non nulla. Poi Mariani, palo. Brutto pallone perso da Atti. Allora Mariani, Mariani se lo divora. Non è possibile. Il gol del 2-1 dopo un erroraccio di Atti. Attenzione, gran giocata di Atti, che poi mette fuori. Attenzione Mariani, Mariani, Mariani. E questa volta la mette Mariani, tutto solo, non sbaglia. Va a esultare dal mister. 2-1 a Acomea. Amatucci, Amatucci controlla, poi il cambio di gioco intelligente per Alsali che controlla, calcia Alsali, la toccata Caccia e calcio d'angolo, gran parata. Concentrato. Dentro per Alsali, chiuso, poi Caccia esce, si lancia sul pallone, chiude, tutto chiuso, Caccia con le mani, può partire il contropiede come ha, vediamo se la chiude, c'è Ruspi, no, perché arriva il triplice fischio del signor Martinez, primi tre punti stagionali per Acomea che vince 2-1 contro Groupon e vola a 3 in classifica, super spot. Simone Mariani, bomber di Acomea, il Cobra, oggi è arrivata una doppietta a suggellare la prima vittoria stagionale, 2-1 contro Groupon, partita sofferta, come hai visto i tuoi? Ah, oggi eravamo molto molto rimaneggiati, ci mancava Massei, Mustafa che è un pilastro, ci mancava Talarico che ha giocato molto bene contro Deli, Franzi, quindi eravamo fino all'ultimo in 5 contati, poi grossa sorpresa buffa, ha fatto una gran partita. Sono d'accordo, abbiamo molto bene anche tanto. Molto bene anche Agostinelli, molto molto grande Ruspi, grande anche Giuseppe Codazzi quando è entrato, certo. Ha fatto il suo, abbiamo fatto una partita difficile e loro erano bravi,
però insomma alla fine l'abbiamo strappata, ci poteva stare il pareggio, ci poteva stare vincendo loro, insomma una partita diciamo bella, per come, combattuta. Per come sono venuti i tre punti d'oro. Assolutamente. E adesso si prosegue, si tenterà di fare sempre meglio. Sempre meglio, noi puntiamo ad andare a San Siro, ovviamente dobbiamo fare l'altra cosa, però andare a San Siro. Vediamo. Che se no ci ammazzano. Manca ancora tantissimo. Manca tanto. Grazie Simo, alla prossima. Alla prossima. Qua con Alessandro Atti di Groupon, seconda giornata, è arrivata una sconfitta. Io molto, molto, molto amara. Una amara sconfitta, 2-1 contro Comea. Comea che tra l'altro non lo sai perché è stata la prima partecipazione, ma è una storica della Serie I. Paradossalmente eravate rimaneggiati lunedì, sono riusciti a trovare un pareggio con l'unghia e con i denti. Oggi a squadra completa è arrivata una sconfitta. Cosa è successo? Diciamo che non ci siamo molto amalgamati, anche non ci trovavamo parecchio con le posizioni. Abbiamo corso, ma meno dell'altra volta, nonostante fossimo in di più. Inspiegabile. Ti faccio una domanda un po' velenosa. Ho visto un po' di maretta tra voi compagni che litigavate. Diciamo soprattutto siamo, con te, tra siamo tutti molto calienti, diciamo. Tutte personalità calienti, quindi ci scaldiamo, capito. Ma ci vogliamo da bene. Commerciali, ci vediamo, ma chiaro. Ma ci vogliamo tanto bene, ci scaldiamo, ma nello spogliatoio dopo la birra tutti insieme dopo. Alla grandissima. Va bene Alessandro, ti ringrazio, grazie mille, alla prossima. Grazie, ciao. Ciao.